Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto quello che ho visto a Siena, grande città, città turistica, famosissima in tutto il mondo. Siamo a luglio, 10 di luglio, dovrebbe essere piena di turisti, no? Allora, vado a Siena di sabato, quindi non di settimana, ma di sabato, a quasi a metà luglio, mi aspettavo la folla. Invece c'era gente in giro, ma neanche tanta, turisti ovviamente, pieno di turisti esclusivamente stranieri, qualche italiano benestante, ma quasi tutti stranieri. Sembrava di essere all'estero. Tu puoi dire quello che vuoi e non ti capisce nessuno, perché parlano tutti altre lingue, no? Quello che ho visto è che la differenza tra rispetto a qualche anno fa, che ero stato in centro, questa volta c'era molta meno gente. Questa volta i turisti erano quasi tutti stranieri. Quasi tutti, e non sto dicendo che sono tutti stranieri, quasi tutti stranieri. Passo nelle vie centrali e i negozi vuoti, completamente vuoti. Negozio di scarpe, guardo, tutto illuminato, la commessa lì col cellulare, vuoto. Via principale, luglio, via principale di sabato, negozio di scarpe in centro, vuoto. Più avanti, negozio di caramelle, avete presente quelli dove con la palettina ti riempi il sacchettino? Che di sabato in centro dovrebbe esserci sempre dentro qualcuno che compra le caramelline. Quei negozi che ci sono un po' dappertutto, che devi mettere appunto nei punti di forte passaggio per farli funzionare, vuoto. Negozi di abbigliamento, anche carino, roba di vuoti. C'era dentro nessuno, sembravano quasi chiusi, non c'era dentro nessuno. Negozio di marca, c'era la marca che conosciamo tutti, non la dico per non far pubblicità. Negozio di marca, c'era la commessa che sistemava una maglietta, vuoto. Via principale di Siena, quella proprio principale che porta alla piazza famosissima, vuoto. Alle 12 meno un quarto, ristorante pieno, non c'era un posto libero. E ho detto, caspiterina, ma negozi vuoti, ma qui non è neanche mezzogiorno, ristorante pieno. Ho capito che sono tutti turisti più o meno del nord Europa, dove sono abituati a mangiare a mezzogiorno, come un orologio mangiano a mezzogiorno. Questi non aveva appena aperto il ristorante, era già pieno, c'era fuori il pieno, non c'era neanche un tavolo libero. Io lì non mi sarei fermato neanche sotto tortura, perché insomma i ristoranti in centro delle città turistiche, i prezzi, e ho visto, per esempio, vi raccontavo a Pisa l'altro giorno, piatto di pasta col tonno, sapete quello che uno si fa a casa quando non sa cosa prepararsi, mette la scatoletta del tonno, 20 euro, e pensate che era scritto proprio sul cartellone fuori, no? Sapete, all'entrata c'era sto cartellone, quindi era scritto anche con orgoglio, come dire, pasta col tonno 20 euro, come se avessero scritto pasta col tonno 5 euro, no? Una roba che quando la vedi non puoi che fermarti lì e dire io la pasta col tonno, ma insomma, se spendi 20 euro per la pasta col tonno e ti siedi più il coperto, il servizio 2 euro e mezzo, quindi la pasta col tonno ti costa 22 euro e mezzo, che al supermercato ti porti via tutte le scatolette del tonno, quella cifra lì. Se solo per una pasta col tonno più servizio coperto spendi 22 euro e mezzo, immaginati andare a mangiare in quattro, una famiglia, cosa spendi? Ecco, quindi a me
mangiare in centro delle città turistiche, no. Quindi sono a Siena, mi guardo bene dal fermarmi a mangiare. Ce l'avranno con me probabilmente i ristoratori, ma sinceramente vi posso dire che per il momento posso permettermi di mangiare a Siena in centro, posso permettermelo, ma mi sentirei proprio preso in giro, nel senso che se io devo andare a sedermi in un ristorante in centro a Siena e magari pagare 150 euro, ma anche no, infatti sono poi uscito da Siena, ho fatto qualche chilometro, ho messo sul navigatore pizzeria, ho trovato un posto dove c'erano i piatti abbondanti, ho pagato il giusto, lì fuori Siena ho pagato, per esempio, c'era un primo 12 euro, 13 euro, una pizza che partono da 5 euro e mezzo, incredibile, la margherita 5 euro e mezzo, 5 euro e mezzo, magari quella alla diavola costa 8, prezzi ancora incredibili, non pensavo di trovare ancora la margherita a 5 euro e mezzo, eppure c'è. Certo che se vai in centro a Siena la margherita a 5 euro e mezzo, col cavolo, col cavolo proprio. Capisco che avranno gli affitti esorbitanti perché un locale in centro a Siena, ad Arezzo, ti chiedono decine di migliaia di euro di affitto. Io avevo un amico che sul Lago Maggiore pagava. Questo 10 anni fa pagava 11.000 euro al mese l'affitto del negozio. Ma torniamo a Siena. Negozi vuoti, ristoranti pieni. Sono per la maggior parte stranieri o italiani benestanti. Stranieri perché comunque in Europa guadagnano quasi tutti più che in Italia. Gli stipendi sono il doppio o il triplo nel nord Europa. Quindi per loro quei famosi spaghetti. Quei famosi spaghetti col tonno a 20 euro per loro è come se costassero 8 euro, quindi lo straniero quando vede spaghetti al tonno 20 euro dice: "Ma questo è un affarone, no? Qui veramente stanno facendo i saldi e si fermano a mangiare." Un italiano quando vede 20 euro gli spaghetti al tonno dice: piuttosto faccio la fame, ma non regalo 20 euro più il coperto e il servizio per gli spaghetti col tonno." E quindi c'è lo straniero non benestante, ma c'è l'italiano magari benestante seduto in quei posti. Lo vedi perché è lì seduto con il Rolex, il Cartier, tutto vestito firmato e vedi che è una persona che sta bene economicamente, si può permettere la pasta col tonno a 20 euro più 2 euro e mezzo di servizio e coperto. Mancano proprio i turisti italiani. La classe media ormai non si può permettere di farsi la vacanza in Italia se non benestante o gente che magari tutto l'anno cerca di non spendere niente per farsi la settimana, perché i prezzi comunque non sono avvicinabili da un lavoratore medio italiano. Vi ricordo che il 30% dei lavoratori italiani sono poveri. Un altro 30% sono quasi poveri. Poveri o quasi poveri, la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani. Questa è la realtà. Grazie a tutti e arrivederci a presto.